parla alla voi, no? Ai fedeli della parrocchia Sant'Agata al collegio della diocesi di Caltanissetta. Carissimi fratelli e sorelle, vi comunico che per poter rispondere ai bisogni a cui dovremo far fronte nel prossimo periodo del Consiglio Generale della nostra Fraternità, durante l'ultima riunione ha deciso di mettere in atto alcuni cambiamenti nella nostra comunità. Più nel dettaglio, alla nostra comunità sono state offerte due nuove opportunità. Prima, la casa religiosa Suori Salesiani a San Cataldo e apertura di una nuova comunità in Brasile. Sulla casa religiosa San Cataldo, con la partenza delle Suori Salesiane di San Cataldo, dopo tanti anni di feconda missione e testimonianza evangelica, il Vescovo Mario Russotto ci ha invitato ad assumere la gestione della loro casa religiosa per continuare a mantenere la presenza della vita consacrata sul territorio con il carisma della gloriosa redenzione. Noi abbiamo accettato questo gentile invito, tuttavia senza creare una nuova comunità religiosa, va bene? La comunità dei frati sarà sempre quella di Caltanissetta. Dunque, la comunità dei frati di Caltanissetta porterà avanti questa nuova missione, organizzandosi in modo che ci sia la nostra presenza a San Cataldo. In un primo momento cercheremo di realizzare l'adorazione eucaristica una volta alla settimana. Successivamente si progetteranno altre attività che si possono svolgere in questa nuova casa a San Cataldo. E saprete tutto di questo quando ci saranno vitali. Se necessario, perché non è dei frati della copiosa redenzione, ma voi siete copiosa redenzione, perciò la casa è pure vostra. Amen. Amen. Se necessario, per qualche attività, chiederanno anche il vostro prezioso aiuto, dice il Padre Generale. Ripeto, se necessario, per qualche attività, chiederanno anche il vostro prezioso aiuto. Padre Fabrizio sarà il coordinatore di questa nuova missione, sostenuto dal fraterno aiuto di Padre Valdesir e dei novizi che sono a Mossumere. Apertura di una nuova comunità in Brasile, corrispondendo all'invito dell'Arcivescovo di Santa Maria, Monsignor Leomar Brustolino. Ci sono pure italiani? Sì. Brustolino. Abbiamo deciso di aprire una nuova comunità dei frati della copiosa redenzione nella città di Santa Maria, una città della regione brasiliana del Rio Grande do Sul, confine con l'Uruguay. La nostra grande preoccupazione oggi sono le vocazioni. In Sicilia, purtroppo, non riusciamo ad avere nuove vocazioni che ci aiutino a portare avanti il nostro carisma. In Brasile ci sono ancora delle vocazioni, ma dobbiamo farci presenti in altre parti del paese, nelle quali ancora non siamo arrivati. Attualmente la maggior parte delle nostre vocazioni provengono dalla missione che abbiamo nel nord del Brasile, a Rondônia, nella città dei Presidenti Medici, che tanti di voi su Facebook accompagnate tutto il discorso, tutta l'evangelizzazione che succede nella parrocchia San João Batista, non San Giovanni Battista, in Presidenti Medici per voi. Poi desideriamo dunque giungere fino all'estremo sud con questa nuova comunità, con la speranza che anche lì possiamo trovare dei giovani che vogliono assumere il carisma della copiosa redenzione. Perché soltanto con nuove vocazioni potremo mantenere le nostre comunità nella diocesi di Caltanissetta che tanto amiamo. Avete capito? Ci vogliono vocazioni lì dal Brasile, ci vogliono un parino dal Brasile perché possono venire un giorno a lavorare qua, come siamo noi oggi qua. C'era una volta, quello che sono più dell'anno, come si dice, del passato, no? Se eravate voi italiani che
dovevate andare in Brasile per evangelizzare, per dire la messa, tutto così. Oggi è inverso. Oggi noi stiamo ricambiando proprio questo aspetto. Per questo motivo, dopo aver ampiamente meditato, pregato e discusso insieme ai membri del Consiglio Generale, abbiamo deciso di trasferire Padre Sergio, che sono io, in Brasile. Rimarrà come nostro come vostro parroco Padre Fabrizio. Padre Sergio è nella parrocchia Sant'Agata ormai da più di 10 anni. Lui ha dimenticato che sono qua quasi a 12 anni, no? E sappiamo che voi, vedi cosa dice Padre Luigi, e sappiamo che voi soffrirete molto per la sua assenza, ma cercheremo di lenire questo dolore con la nostra presenza e preghiera, come sempre abbiamo fatto. Siamo molto spiacenti di togliere un sacerdote da Caltanissetta senza metterne un altro al suo posto. Con l'apertura della nuova comunità in Brasile, in questo momento non abbiamo la disponibilità di un altro sacerdote per sostituirlo. Siamo consapevoli che la parrocchia Santa Agata cresce sempre di più e ha bisogno di molta cura pastorale, pertanto, appena possibile, provvederemo ad assegnare un altro sacerdote. Padre Sergio, io che sono, andrà ad abitare nella nostra comunità a Presidente Medici, e non pensate che lì c'è poco lavoro, c'è più lavoro che qua, perché lì, come dice Padre Luigi, a Rondônia, abbiamo una grande parrocchia costituita dalla Chiesa Madre, San Giovanni Battista, e più di 50 cappelle che dobbiamo portare la parola di Dio. Lui aiuterà Padre Marcello, che sarà il nuovo parroco. Invece Padre Giuliano, che è attuale parroco, andrà a Santa Maria, in una parrocchia in Santa Maria, onde sono io? In una parrocchia, non devo dimenticare cosa, no? Non devo dimenticare il voi chiamate a me, potete chiamare e parlare in siciliano, sai? In una parrocchia che ha la Chiesa Madre, io ho 10 capelli, questa nuova parrocchia lì al sud vicino all'Uruguay. Abbiamo programmato il ritorno di Padre Sergio in Brasile nel mese di gennaio. Adesso vi chiedo di aiutare Padre Fabrizio e i frati che attualmente sono alunni del seminario, Fra Vinicius, Fra Ivo, Fra João Paulo e Fra Verso. Purtroppo Fra José Gustavo, ricordate di Gustavo, no? Che doveva essere a Caltanissetta a causa di una patologia all'occhio, ha perso parte della visione sinistra e rimarrà in Brasile perché deve fare controlli frequenti. Pure la vostra preghiera per questa situazione al giovane Fra Gustavo. A Mossumello in questo momento ci sono 4 novizi insieme a Padre Valdesino. Da ciò che osserviamo, fanno una bella esperienza, questi si aggiungeranno altri 3 frati dei quali stiamo preparando la documentazione per trasferirli il prossimo anno, cioè il prossimo anno arrivano altri 3 frati, dovete supportare pure loro, va bene? Questi 9 frati arriveranno alcuni mesi prima all'ingresso alla noviziata per aiutarvi a Caltanissetta e nella nostra nuova missione a San Cataldo. Speriamo che il Signore ci conceda nuove vocazioni. Quest'anno abbiamo avuto 3 nuovi seminaristi. Per il prossimo anno, come regalo del nostro anno giubilare, stiamo chiedendo al Signore 9 seminaristi per la nostra fraternità e per la diocesi di Caltanissetta. Dice Padre Luigi, aiutateci con la preghiera. Abbiamo grande affetto e riconoscenza per tutto ciò che la diocesi di Caltanissetta ci ha donato, soprattutto per voi, parrocchiani di Sant'Agata. Approfitto per esprimere la mia gioia per l'ordinazione diaconale di Michele Taiti. Un applauso. Perché è un regalo, è un regalo, possiamo dire così, con un grande orgoglio, ma che orgoglio non è un peccato, ma orgoglio virtù, che noi stiamo donando Michele alla diocesi, perché lui è seminarista qua a nostro, no? Questa è bello, così questo oggi ci ha fatto la benedizione, questo fine di settimana in tutte le messe lui sarà qua presente con noi, giusto?
così. Anche se vuoi fare l'omelia, preparati, perché lui può fare pure questo, no? La possibilità pure di fare l'omelia. E per finire questa lettera, spero di incontrarvi presto a Caltanissetta, dice Padre Luigi. Vi auguro tante benedizioni. In Cristo Gesù, Padre Luis César de Oliveira, Superiore Generale dei Frati della Copiosa Redenzione. Io sono qua con voi per sempre, perché è impossibile uscire di qua, ritornare in Brasile e non pensare in ognuno di voi. Non voglio nessuna tristezza, il Signore non vuole nessun pianto. Voi dovete avere gioia nei vostri cuori, quello che Lui ha donato proprio poco fa. Io non lo so, oggi è stato totalmente diverso, sai? Perché il Signore veramente chiede questo da parte nostra. Pensate nei vostri figli, pensate nelle vostre figlie che un giorno hanno lasciato la casa. Non è facile, c'è il dolore, no? Lo stato sempre. Ma un giorno io ritorno di nuovo. Mi ha detto così Padre Luigi. Io compio qualche anno di missione in Brasile e dopo devo ritornare per vedere come sta funzionando la cosa. Possiamo fare qualcosa che non esiste proprio questo, perché questo è volontà di Dio. E quando è volontà di Dio, noi dobbiamo obbedire il Signore. Dobbiamo proprio obbedire il Signore. Per questo è nella faccia, nella serenità, il mio contatto poi avrete sempre, sai così, cosa che dovrò fare, della missione, le cose più importanti, così farò voi sapere, così i frati, fra Ivo, fra Vinicius, fra Berso, fra João Paulo, no? Così insegnando noi, già stanno insegnando tante belle cose che noi facciamo in Brasile. Oggi proprio il Signore ha detto proprio questo, perché noi siamo la differenza e dobbiamo fare la differenza in questa città, perché deve partire di questa parrocchia, carissimi fratelli e sorelle. Non è che sto menosprezzando tutte le altre parrocchie, ma noi dobbiamo fare qualcosa per questa città. Va bene? Questo c'era qualcos'altro che volevo dire, non so che cosa, io ho dimenticato. Io ci sono sempre, va bene? Così torniamo a casa nostra con cuore pieno di gioia. Questo è il mio desiderio, va bene? Desiderio non solo mio, ma del Signore. Ci siamo? Che Dio vi benedica, buona serata. Fino all'11 gennaio io passo. Dopo di 11 gennaio, a tacco cieco mi vuole un padrone. Ciao, ci vediamo. Buona serata.